Il GUP di Palermo Marcella Ferrara ha condannato a 18 anni di carcere con il rito abbreviato Leo Sutera, 68 anni. Il boss di San Buca di Sicilia ha ritenuto il capo mandamento di Cosa Nostra in provincia di Agrigento, federissimo del super latitante Matteo Messina Denaro. Condannati anche i suoi presunti fiancheggiatori, la fioraia di San Buca di Sicilia Maria Salvato, 45 anni, l'autista di Sutera Vito Vaccaro, 57 anni e l'imprenditore Giuseppe Tabone. La pena inflitta nei loro confronti per l'accusa di favoreggiamento aggravato è di 3 anni di carcere. Sutera fu fermato il 29 ottobre scorso dopo che una microspia intercettò una frase dalla quale sarebbe emersa la sua volontà di fuggire. Gli altri 3 indagati erano accusati di favoreggiamento aggravato. Giuseppe Tabone, Maria Salvato e Vito Vaccaro sarebbero stati particolarmente attivi nel coadiuvare il capo mafia. Lo avrebbero aiutato ad eludere le indagini, salvaguardandone gli spostamenti e la comunicazione e bonificando in una circostanza un appartamento dove il boss doveva tenere un summit.